Oggi voglio raccontarvi una storia, un'esperienza vissuta da me e da un amico, anzi da più amici. Avevamo, perché a me ora questo amico è nel cielo, è con Gesù, è con la Madonna, un amico che dopo un periodo brutto della sua vita in cui ha perso la moglie, ha perso i figli, ha perso il lavoro, ha perso tutto, non credeva. Aveva perso la fede. Certamente noi cercavamo di essergli vicino, ma poi un nostro amico lo portò in un noto santuario dove noto santuario, lo dico, Medjugorje, a proposito parleremo anche di Medjugorje in questo mese, lo portò a Medjugorje. Andò la prima volta, non era mai andato, e poi se ne tornò ancora più deluso di prima. E quando io chiesi, ma perché a Medjugorje tu non ti sei liberato, tu non hai donato il tuo cuore a Gesù, alla Madonna? Dico, lì tanta gente cambia vita. Lì, ma potremmo dire anche a Lourdes, a Fatima, potremmo dire in tanti posti dove la Madonna è apparsa e dove la Chiesa ha riconosciuto queste apparizioni. E lui mi disse, ti devo dire la verità, troppi rosari. E io capii che aveva bisogno di tornare a Medjugorje e gli dissi, senti, adesso vivi tranquillo un po' di tempo. Dopo circa un anno tornammo, andai anche io con lui e francamente ha partecipato anche con me alla recita del Rosario, ma ricordo quella volta, per me era anche la prima volta che io andavo a Medjugorje, ricordo che io me lo portai con me sull'altare e quell'anno c'era il raduno dei giovani di tutto il mondo, perché c'era un anniversario che adesso no, non ricordo se quale anniversario fosse, cioè quale anno, era comunque l'anniversario delle apparizioni della Madonna e partecipammo all'adorazione eucaristica. Io ce l'avevo di fronte a me. Lui, a un certo punto, io ho visto, scoppiò a piangere. Passò la serata, tornammo dal viaggio e dopo circa un mese mi venne a trovare. Mi disse che lui quella sera aveva sentito la carezza della Madonna e era tornato alla fede. Io dissi, e come mai? I rosari ti hanno fatto allontanare? Disse, sai che cosa mi ha toccato il cuore quella sera? Vedere tutti quei giovani in silenzio dinanzi a Gesù e Eucaristia in ginocchio, oltre 30.000 giovani in silenzio e non volava una mosca, e quel silenzio mi ha buttato giù e mi ha spogliato di tutte le mie paure. Ecco come Maria può farci tornare o può farci conoscere Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!